Allora, ciao a tutti, oggi facciamo un video all'aperto. Ci troviamo nel comune di Maddaloni, provincia di Caserta. Abbiamo deciso di fare un video per la sezione Tesori nascosti del blog. In questo caso noi andremo a visitare un castello, il castello di Maddaloni, che ha delle origini molto antiche e che diciamo, rappresenta uno dei tesori da valorizzare e che rientra tra le tante contese privati, comune. Per la valorizzazione artistica e archeologica. La struttura del castello si sviluppa con tre elementi principali che sono una fortezza a base rettangolare e due torri, una a sud ed una a nord. L'abitato probabilmente era quello a base rettangolare e l'intero complesso ha delle mura di cinta che percorrono l'intero pendio fino all'abitato moderno del comune di Maddaloni. Come vedete, il percorso comincia dalla chiesa di San Benedetto e poi prosegue seguendo la strada della Via Crucis, seguendo le varie stazioni. Noi partiremo dalla prima stazione della Via Crucis e poi prenderemo un percorso attraverso il bosco che dovrebbe portarci all'ingresso del castello. Allora, abbiamo intrapreso la prima tappa del percorso che ci porta alla croce. Alla prima fermata della Via Crucis. Allora, varchiamo il primo ingresso delle cinta murarie del castello e proseguiamo. Seguendo il percorso ci rendiamo conto come questo complesso si trovi proprio sul ciglio di una scarpata, una vecchia cava ormai dismessa che certamente ne ha compromesso la staticità. Avanziamo ancora e cominciamo a trovare alcuni indizi, alcuni dettagli che ci riportano proprio alla presenza di un castello, cinta murarie e piccoli accessi anche all'interno della roccia. Proseguiamo ancora e vediamo. Stiamo salendo sempre più in alto, come potete vedere. È molto, 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 molto bello. Come vedete, la situazione panorama è magnifica e non mi si venga a dire che questa non era una posizione abbastanza strategica per costruire una fortezza del genere. Voi vedete che noi abbiamo una visibilità che praticamente porta al mare. Molto, molto, molto alto e qui dovremmo essere su quella che era una torretta di guardia. Proseguiamo. Continuiamo a salire.
Questa è decisamente una cisterna. Avevamo qualche dubbio all'inizio, ma evidentemente se si osserva più da vicino si può vedere come in realtà questa fosse una struttura dedicata alla raccolta delle acque che scorrevano e che venivano raccolte all'interno attraverso questi buchi, questi fori. Siamo arrivati, almeno sembra di vedere la struttura principale del castello, quella a pianta quadrata. Allora, questa ci troviamo a metà tra qualcosa che comunque va giù nei sotterranei del castello, e esattamente da questa parte c'è un altro sottopassaggio che riporta al sentiero nel bosco. Subito dopo questo sotterraneo, arriviamo all'interno di un ambiente che è qualcosa di sacro, forse una vecchia cappella o un luogo di sepoltura, non so, comunque qualcosa di davvero molto suggestivo. Ci è arrivati al castello. Questa è la parte principale di questo fabbricato medievale. Adesso vediamo se riusciamo a trovare un accesso continuando a seguire questo sentiero. Guardate. Voilà. Si prosegue questo sentiero e guardate, si arriva. Facendo molta attenzione. Continuiamo a seguire il percorso guidato che dovrebbe portarci prima o poi all'interno della struttura, che si definisce ancora abbastanza bene. Vedete, è abbastanza ben conservata. Seguiamo ancora. Vedete? In pieno stile medievale. All'ingresso, anche qui delle cisterne sono abbastanza evidenti, ci sono anche le canalizzazioni che le rendono intercomunicanti tra di loro. Entriamo all'interno di qualcosa che poteva essere, non so, magazzini piuttosto che delle stalle. In ogni caso, un ambiente che è perfettamente conservato, che non ha subito crolli. Thank you.
Allora, dal cortile che rappresenta il fulcro dell'abitato, che mette in collegamento tutti gli ambienti principali abitati, si entra all'interno quindi delle stanze. Vedete che insomma c'è ancora parte della pavimentazione, parte dei solai, conservano ancora delle caratteristiche sopra le porte, i soffitti sono ancora visibili nella loro struttura. Questo è come appare il castello. E poi da qui, piano piano, facendo attenzione a dove mettiamo i piedi, perché vedete che i crolli sono notevoli, cerchiamo di guardare in alto. Attira la mia attenzione la presenza di alcune scritte sui muri, molto suggestive, che mi lasciano pensare. Si legge sulle scritte lassù: Viva l'esercito Vittorio, vittorioso italiano. Qui si parla di storia, chissà chi ha lasciato quelle trascrizioni. Se ci pensate, quest'area fu luogo di una delle più importanti battaglie garibaldine, la battaglia del Volturno per l'unità d'Italia del 1860, per sabotare il tentativo borbonico di bloccare l'avanzata dei garibaldini e rioccupare il regno delle due Sicilie. Qui Nino Bixio in persona fece realizzare un fortilizio con tronchi d'albero dalla torre nord del castello di Maddaloni, nominato il Colombaio, decrescendo fino alla valle del Ponte. Queste scritte Francia, Italia, sono la testimonianza della resistenza garibaldina. Muoviamo ancora verso gli ambienti interni, andiamo verso i sotterranei naturalmente, vedete che la pavimentazione è sempre crollata, ma una porta attira la nostra attenzione. Cerchiamo di raggiungerla facendo sempre attenzione con l'aiuto delle torce perché gli ambienti sono davvero molto bui e ci accorgiamo di entrare all'interno di quello che può sembrare un'altra enorme cisterna. I soffitti sono perfettamente conservati, la pavimentazione ancora parzialmente esistente, ma quello che attira la nostra attenzione è il fatto che sia evidente che questo ambiente era dedicato ancora una volta alla raccolta delle acque. Permane ancora infatti evidente il segno sui muri. E qui le acque forse venivano anche condotte attraverso delle tubature ancora presenti in pietra o terracotta. Guardate se non è rimasto tutto, eh?
Il varco degli ingressi, questo è senz'altro tutto originale. Il segno di qualche porta, il segno di... Entriamo evidentemente all'interno della prima stanza, del primo salone. Guardate. I cornicioni, la volta, gli affreschi. L'evidente stato di abbandono e di incuria in cui versano. Guardate, quell'affresco riprende, si vede bene il Vesuvio con le barche, quindi il Golfo di Napoli, ma è chiaro che non si potrebbe dipingere altro. Guardate, il panorama che si gode affacciandosi, è esattamente lo stesso. Ci spostiamo anche nell'altro ingresso, nell'altra stanza. Guardate se non è meraviglioso tutto quello che c'è, se questa non è storia. Ahimè, è tutto completamente ricoperto di muffa, lasciato così, è il danno minimo che si può avere. Ma guardate, sarebbe ancora tutto recuperabile. Qui ancora la traccia di qualche stemma della famiglia. Questa è la camera, un antico camino, probabilmente di cui non è rimasto nulla, ma si vede ancora la forma della canna fumaria. Guardate, questo è l'altro ingresso da dove siamo entrati. La luce del tramonto ci accompagna e ci addentriamo ancora all'interno di un'altra torre. Guardate. Stavolta mi aiuto un po' con la torcia perché gli ambienti sono un po' bui. Sempre facendo attenzione. Guardate che meraviglia. Questa è la parte dalla quale eravamo entrati prima, che dava l'affaccio sul mare, per intenderci. Guardate. E così proviamo a salire ancora. Saliamo. Con cautela, questa è una torretta di guardia, chiaro. Allora scendiamo di nuovo giù e riprendiamo il nostro percorso. Gli scorci panoramici certamente non mancano e ci dirigiamo verso la Torre Artus. La Torre Artus che si apre con un'altra piccola torretta a pianta trapezoidale
E l'ingresso era costituito sicuramente da un ponte levatoio, si vede bene la struttura, anche se non ne rimane nulla, e scorgiamo le caratteristiche di questa torre, alta circa 30 metri, costituita probabilmente da tre piani segnati da questi cordoni fatti in piperno, che è una pietra decorativa tipica della zona, mentre la torre è interamente costruita in mattoni di tufo. Proviamo ad entrare. Riaccendiamo le torce perché anche qui gli ambienti sono bui e pericolosi. Evidentemente anche qui tutto crollato, le finestrelle non sono sufficienti per illuminare la zona, quindi bisogna fare attenzione. Ci muoviamo piano piano e oltrepassiamo un varco. E ci rendiamo conto che forse anche questa, ancora una volta, si vede dalle tracce lasciate dall'umido e dai fori che sono presenti sulle pareti. Poteva essere nella parte basale della torre un'altra cisterna, il soffitto con delle volte a botte è ancora abbastanza conservato. Qui notiamo sempre la presenza di questi fori. Nei muri direi che anche qui l'ambiente è ancora riconducibile a quello che era. Usciamo e ci ritroviamo ancora una volta all'esterno e l'obiettivo che vogliamo raggiungere è arrivare alla torre posta più a nord, su una collina contigua. Saliamo di altri circa 100 metri sul livello del mare, quindi siamo attorno ai 200 metri e vedete bene come si possa ammirare l'intero paesaggio fino all'acquedotto Carolino. Anche a questa torre si arriva seguendo un percorso, si entra da un accesso, da un'antica porta, si continua a salire e si scorge la torre, anch'essa in forma cilindrica, messa peggio rispetto alla torre Artus. E caratterizzata da delle mura concentriche che la circondano ed un'altra piccola torretta che probabilmente la collegava con un altro ponte levatoio. Certo, data la sua posizione, non poteva che fungere da torre di vedetta, da qui veramente si scorge un panorama eccezionale. Ecco l'acquedotto Carolino. Veramente sono scorci di paesaggio dai quali non riusciamo a staccare lo sguardo. A questo punto, però, il nostro viaggio volge alla conclusione. Il tramonto arriva e la notte scende veloce, abbiamo ancora un po' di strada da fare, ammaliati sempre da questi scorci panoramici meravigliosi con questa luce notturna che ci regala un'emozione indimenticabile. Fare questo viaggio è stato davvero emozionante, ci rimarrà sempre nel cuore. Torniamo a Ah, casa. on retourne à la maison. Allez, à plus. Ciao.